The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto dura questa sfida, attenzione. Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi vi presentiamo i Mega Team 2018 con Jaden Yuki e Yusei Fudo. Eccoli qua. Sono bellissimi. Andiamo subito a vedere cosa contengono queste latte fantastiche che escono sempre a fine agosto barra inizio settembre di ogni anno. Intanto sono delle utilissime scatole per contenere le carte. Ecco qui, dentro c'è un pacchetto di promo, adesso andiamo subito a vederle, e tre buste Mega Team Mega Pack contenenti 16 carte, 16 carte, di cui una rara, una comune, una rara, una super, una ultra, una rara segreta e 12 comuni, per un totale di 16 carte. Eccoli qua, andiamo a vederci nel team di Jaden Yuki cosa c'è. Intanto vediamo già un eroe elementale, quindi sono tutte carte nuove e ce le gustiamo tutte quante. Neos Nebulosa, eroe elementale, un nuovissimo eroe. Deve prima essere evocato specialmente dal tuo extra deck mischiando le carte sopra indicate che controlli nel deck, ovvero Neos Elementale, Grandiosa Talpa e Pantera Nera. Non utilizzi polimerizzazione per fondere. Se questa carta viene evocata specialmente da extra deck, pesca carte pari al numero di carte controllate dal tuo avversario, poi annulla gli effetti di una carta scoperta sul terreno fino alla fine di questo turno. Una volta per turno, durante la end phase, mischia questa carta nell'extra deck e, se lo fai, bandisci tutte le carte sul terreno coperte. Fortissima, inutile dirlo, è una carta nuova per il mazzo neospaziale ed è un bellissimo eroe elementale con 3000 punti di attacco, 2005 di difesa, attributo terra tipo guerriero. Poi c'è un'altra super chicca molto attesa, soldato solido eroe elementale. Anche questo terra guerriero livello 4, 1300-1100. Quando questa carta viene evocata normalmente, puoi evocare specialmente un mostro eroe di livello 4 inferiore della tua mano. E già questo è una bomba. Se questa carta viene mandata dalla zona mostri al cimitero dall'effetto di una magia, puoi scegliere col bersaglio un mostro eroe nel tuo cimitero, eccetto soldato solido eroe elementale. Evocalo specialmente in posizione di difesa. Puoi utilizzare questo effetto di soldato solido eroe elementale una volta per turno. Beh, è fortissimo, cioè, niente da dire, cioè, non ci sono parole. Custode della magia dei draghi. Ecco qua un'altra novità. Oscurità drago livello 4, attacco 1008, difesa 1003. Se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, puoi scartare una carta, aggiungere una carta magia normale, polimerizzazione o una carta magia normale, fusione, dal tuo deck alla tua mano. Puoi rivelare un mostro fusione nel tuo extra deck. Evoca specialmente uno dei materiali di fusione in cui nome è specificatamente indicato su quel mostro dal tuo cimitero, coperto in posizione di difesa. Puoi utilizzare ogni effetto di custode della magia dei draghi una sola volta per turno. Non puoi evocare specialmente mostri extra deck, eccetto mostri fusione, nel turno in cui attivi uno dei due effetti di questa carta. Ok. Boh, mi si è sciolta la lingua, adesso possiamo parlare meglio. Fango drago delle paludi. Acqua, livello 4, Wyrm fusione. Attacco 1009, difesa 1006. Due mostri con lo stesso attributo ma con tipi diversi. Il tuo avversario non può scegliere col bersaglio questa carta o i mostri sul terreno con lo stesso attributo di questa carta con gli effetti delle carte. Una volta per turno, effetto rapido, puoi dichiarare un attributo. Questa carta diventa di quell'attributo fino alla fine di questo turno. Bene. Se questo ci veniva detto prima, forse capivamo il perché del primo effetto. Comunque l'abbiamo letta tutta, quindi non ci sono problemi. Che dire, non ci sono parole. È fortissima, serve a proteggere i nostri mostri. E nel caso, come l'eroe elementale, di avere tanti mostri di attributo diverso, riusciamo a proteggere quelli che sono in quel momento i nostri più i mostri che hanno più bisogno di rimanere in campo, come ad esempio posso citarvi Nebbia Ombra, per dire una, cioè Legge Oscura, cioè tutti quei mostri che devono rimanere sul terreno per poter continuare la combo, per
sovrastare l'avversario, perché come sapete Legge Oscura, se rimane in campo può essere davvero fastidioso. Unica pecca che è un 2004 di attacco, quindi è molto facile da tirare giù per un po' tutti i mazzi adesso. E poi abbiamo la chicca, l'extra Joker arcano, il Link guerriero, tre mostri guerriero con nomi diversi. Una volta per turno, quando viene attivata una carta magia trappola all'effetto di un mostro che sceglie come bersaglio questa carta scoperta, un mostro puntato da questa carta, effetto rapido, puoi scartare lo stesso tipo di carta mostro, mostro magia trappola. Annulla l'attivazione. Quando questa carta evocata Link viene distrutta in battaglia e mandata al cimitero, puoi evocare specialmente un mostro normale, guerriero di livello 4 dal tuo deck, e se lo fai, aggiungi un mostro guerriero di livello 4 dal tuo deck alla tua mano. Attacco 2008 Link 3. Fantastico, luce. Questo era il team di Jaden. Ma adesso per smezzare un po' ci apriamo le tre bustine. Ecco qui. Partiamo subito con i Cavalieri Fantasma dell'Avambraccio Perduto. Doppio diapason, barriera triplo colpo, convocato dal calice del mondo, FA circuito Grand Prix, scelto dal calice del mondo, Goki Suprex, carina. Questa non esce tanto spesso, mi pare. Tempesta potente di polvere, super rara, direttamente da codice del duellante, e Guardrago calice del mondo, sempre da codice del duellante, ma io vedo una magia che è Paradosso Pendulum, direttamente da Exvo. Forza estrema. Lengling, stregone recupero, l'accumulatore, lancia lenza battagliero, bitruppa e fantoccio papera. Stupenda. Ecco qui. Altro giro, altra busta. Mano sinistra del mago. Zombina. Bellissima. Comandante di avvio. Goki testa tastrello. Oni Kuji. Artefatto Varia, bellissimo. Scoperta eredità del mondo. Altergeist Etiquitario. Eredità del vero drago, ultra rara, fantastica. Questa carta è difficile da trovare. E magia pescata a petardo. Zombino. Dopo zombina. Scontro delle tecniche della pergamena del senso segreto. Mamma mia ragazzi, che nome infinito. Eredità del mondo, scudo del mondo, spostamento di colonna, cercatore di D e scontro eredità del mondo. Ultima bustina per questo team che non ci sta entusiasmando molto, perché noi vogliamo i Link, rari segreti, quelli belli. Manzo fantasma, frusta gravitazionale, mina impulso, cavalieri parata, FA padrone sonico, coronato dal calice del mondo, gloria dei nobili cavalieri. I nobili cavalieri sono tornati, e attenzione, perché anche nella nuova espansione in uscita a metà ottobre ci saranno altri nuovi nobili cavalieri nuovi e anche nuovi pericolo, quindi figata assurda. Siamo già in attesa della nuova espansione. Rivincita Goki, necessaria per chi gioca questo mazzo. Mariam nella vera Draco Fenice e sepoltura esagerata. Uffa! Volpe scarlatta della luce lunare, spia mazzole, si riavvio Link, tempio dell'occhio della mente, ruin regina dell'oblio. Questa è buona, è una carta un po' intrusa perché in realtà non è uscita nelle ultime 4 espansioni di Yu-Gi-Oh! Che sono proposte nel Tin, ovvero Crisi Massima, Codice, Distruzione del Circuito e Forza Estrema. Ma l'hanno voluta riproporre perché nell'ultima espansione ci sono i Armageddon nuovi, Ruine de Mise, e quindi siccome sono necessari hanno deciso di ristampare queste carte per renderle un po' più fruibili, perché non hanno avuto ristampe da quando sono uscite in Soi, mi sembra, Soul of Infinity. Contatto C. Bene, e adesso ci apriamo Yusei. Yusei che speriamo ci porti un po' più fortuna di quest'altro team. E io li chiamo il maschile team, magari sbaglierò, non lo so. Che a me non piace dire la team. Non so, boh, comunque diremo la team, dai, va bene. Le team da collezione. Ecco qui, stessa riproposizione ma con carte diverse. Qui vediamo un sincro, non potevano esserci di certo Xyz con Yusei. Acceleratore rottame. Vediamo cosa fa.
Siamo molto curiosi. Eccolo qui. Vento, livello 5, guerriero, sincro, effetto, attacco 1008, difesa 1000. Un tuner sincro, più uno, più mostri non tuner. Se questa carta viene sincro evocata, puoi evocare specialmente dal tuo deck tanti tuner synchron con livelli diversi quanti possibile in posizione di difesa. Non puoi evocare specialmente mostri dall'extra deck, eccetto mostri sincro, nel turno in cui attivi questo effetto. Quando viene dichiarato un attacco che coinvolge questa carta che è stata sincro evocata in questo turno e un altro mostro, puoi far diventare l'attacco di questa carta il doppio del suo attacco originale fino alla fine di questo turno. Puoi utilizzare ogni effetto di acceleratore rottame una sola volta per turno. Sbroccatissima sta carta, cioè ti riempie il campo in una maniera spaziale. Ok, collezionista rottame, attributo luce livello 5, attacco 1000, difesa 2002, tipo guerriero, effetto rapido. Puoi bandire questa carta sul terreno e una trappola normale nel tuo cimitero. Applica l'effetto di quella trappola bandita. I requisiti di attivazione della trappola devono comunque essere corretti, ma i costi non vengono pagati. E mi dici niente, ve lo dici fra parentesi che i costi non vengono pagati. Va bene, ok. È forte, cioè fortina, giusto un po'. Guerriero assalto polvere di stelle, livello 6, attributo vento, tipo guerriero, attacco 2100, difesa 1200. Quindi una sorta di ribaltamento. Un tuner più uno più mostri non tuner. Quando questa carta viene sincro evocata mentre non controlli nessun altro mostro, puoi scegliere come bersaglio un mostro rottame nel tuo cimitero. Evocalo specialmente. Puoi utilizzare questo effetto di guerriero assalto polvere di stella una sola volta per turno. Se questa carta attacca un mostro in posizione di difesa, infliggeranno come addivimento perforante. E dici poco con tutti i token che ci sono in giro ultimamente. Ma preparatevi perché adesso, oltre a questo sincro, arriverà una bellissima sorpresa. Musicista marziale marciante metallico, sempre attributo vento, livello 3, macchina sincro tuner, effetto, attacco 500, difesa 2002, un tuner più uno più mostri non tuner. Se questa carta viene sincro evocata, puoi scegliere come bersaglio un tuner nel tuo cimitero, evocalo specialmente in posizione di difesa, ma annulla i suoi effetti. Puoi utilizzare questo effetto di musicista una sola volta per turno. Un mostro sincro che ha utilizzato questa carta come materiale viene considerato come un tuner mentre scoperto sul terreno. Ah, così. Cioè praticamente facciamo sincro e volendo possiamo continuare la combo con un mostro che normalmente non farebbe da tuner. Quindi questa carta apre a combo davvero, possiamo dire, quasi infinite. È una cosa incredibile. Scusate, mi emoziono perché sia l'Eroe Elementale che il Sincro io li ho giocati per tanto tempo e aver avuto queste carte nel tempo che fu mi avrebbe aiutato non poco. Però adesso penso, immagino che aiutino comunque le strategie attuali e vedremo se le incontreremo nei tavoli da gioco, sicuramente sì. E la novità che vi dicevo, la figata, è che anche il mazzo Synchron ha il suo link ed è connettore rottame, attributo oscurità, link 2, attacco 1007, tipo guerriero, due mostri con effetto guerriero e o macchina compreso un tuner. Quindi mantiene un po', anche se un link, mantiene il fattore sincro, ecco, diciamolo così. Una volta per turno, durante la main phase o battle phase, puoi, effetto rapido, immediatamente dopo che questo effetto si è risolto, sincro evocare un mostro sincro utilizzando solo materiali puntati da questa carta. Se questa carta viene evocata link ai controlli, viene distrutta in battaglia dall'effetto di una carta dell'avversario e mandata al tuo cimitero, puoi evocare specialmente un mostro sincro rottame dal tuo extra deck. Questa viene considerata come una sincro evocazione. Beh, una sorta di grande aiuto, un po' come fanno i mostri di attributo di riferimento per ogni attributo che stanno uscendo in ogni espansione, come Piccola Chimera, Missus Radiante, e altre cartine interessanti, aiuta un po' le strategie. Bene, adesso andiamo a vederci le bustine, speriamo che siano un po' meglio di quelle precedenti. Kaiser Serpente Marino, tessuto crepuscolare, drago sniffer, spezzare via, velociroid biglietteschio, viverna jack, chiave eredità del mondo,
Ib, la pretesa calice del mondo, vedo un'altra magia, vi prego. Drago Magnum Missile e pescata petardo. Ecco, me la sono tirata, perfetto. Ok, qui abbiamo spostamento di colonna, tempio dell'occhio della mente. Mamma mia. Che pianti questi teen. Con l'età del mondo, tempesta cracaria, fa impiega match. Bug segnale, mano sinistra del mago. Jane, generale fedele alla luce crepuscolare. Destrudo, il fremito del drago perduto. Buco trappola, staccamento. Lì la fatta calice del mondo e sepoltura esagerata. Ma sono uguali identici. Cosa manca? Cosa manca? Non lo so, non lo so. Sto male, sto male. Allora, comandante di avvio, ultima busta. FA padrone sonico. Aristera e Dexia go go go. Scelto dal calice del mondo. Lina posseduta al famiglio. Compilatore di difetti. Eredità del mondo. Armatura del mondo. Drago crack. Libro di magia della conoscenza, questo è buono. E un link. Ningirsu, il guerriero calice del mondo. Bene. Questi sono stati i teen 2018. Per fortuna abbiamo aperto l'ultima busta, che almeno ci ha un po' risollevato. E li trovate nei migliori negozi. Su Duelist troverete anche il Focus On, che vi mette per iscritto tutto quello che abbiamo visto nel video. E noi ci vediamo alla prossima apertura. Ciao ragazzi! Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.